Rodriguez, l'abbiamo detto e si è verificato esattamente quello che Marco Saligari ipotizzava, cioè che Rodriguez, rientrando da dietro a doppia velocità, potesse provare a sorprendere i compagni d'avventura. Il venezuelano Jackson Rodriguez alla caccia di un successo di tappa, sarebbe il terzo per l'Androni Venezuela dopo quello a Porto Sant'Elpidio di Rubiano e quello di Ferrari nella tappa di ieri. Incredibile. 4 chilometri alla fine, adesso dietro si marcano e Rodriguez accelera, chissà in Venezuela si seguono diversi telespettatori dal Venezuela, magari staranno esultando per questo attacco di Jackson Rodriguez. Ci sono 3200 metri di differenza tra i fuggitivi e il gruppo. Quando il gruppo è transitato agli 8 chilometri dal termine, la fuga era a 4800 metri dalla conclusione. Ripreso anche Rodriguez, tutti insieme. E allora ricordiamo, sono 7 gli uomini al comando: Jackson Rodriguez, Ivan Santaromita, Amez Zurruca, Andrei Amador, Lars Ittingbacca, Jan Bakelaerts e Sandy Casar, che si sposta adesso sulla sinistra. Attenzione che potrebbe partire sulla sinistra della serie stradale, controlla gli avversari, intanto il vantaggio è di 4 minuti ed ecco l'attacco di Casar. No. Adesso si fa fatica perché si controllano l'uno con l'altro, si fa fatica a fare la differenza, sono praticamente fermi. Adesso si è lasciato sfilare Santaromita, non lo aveva mai fatto con Jackson Rodriguez alla sua ruota, parte Bakelaerts, chiudono immediatamente Amador e Casar. Chi è il più veloce di questo gruppetto? Casar è sicuramente tra i più veloci. Ha già vinto anche su un gruppetto molto numeroso una tappa al Tour. Santaromita, contropiede del corridore varesino. Casar immediatamente reagisce. Sì, mi farebbe specie che Casar lo lascia partire. Infatti, è praticamente negli ultimi 15 chilometri si sono sempre marcati i due molto molto stretti. Santaromita che non è velocissimo allo sprint, anche se dopo una fuga del genere naturalmente in tanti possono dire la loro, anche Bacca è piuttosto rapido. E attenzione che ci sarà un arrivo abbastanza tortuoso, l'ultimo chilometro, prima dell'ultimo chilometro ci sono delle curve insidiose, poi un rettilineo che porterà al tornantino posto ai 500 metri, quindi un tornantino a destra e poi saranno gli ultimi 400 metri di questo arrivo di Sestri Levante. Grandissimo controllo con Abacchi in prima posizione, vedete Amador della Movistar, poi Casar, gli altri più indietro, la telecamera si sofferma su Bacca e Amador, eccoli qua, adesso li vediamo tutti, abbiamo il quadro completo della testa della corsa. Così non va via più nessuno perché lo scatto da qualsiasi punto venga fatto è telefonato, quindi si controllano l'uno con l'altro. Guarda Casar come in prima posizione, ma... Sì, grande surplus, Bakelaerts ci riprova, ma Casar praticamente chiude su chiunque tenti un assolo. Bakelaerts e Casar che provano forse ad avvantaggiarsi, vediamo, Casar tira dritto, hanno preso vantaggio ed è Santaromita che ha perso qualche metro. No, deve chiudere perché se dà il cambio e non gli danno appunto il cambio rischiano poi di fare il vuoto. Rientra, bravo, deve Santaromita. Chiudere, te la giochi piuttosto agli ultimi 400 metri ma non deve mollare nessuno. Eh sì, ecco a sto qua. Punto qui c'è cioè, regola numero A, B, C del ciclismo. Male che vada, ce la giochiamo in volata, ma arriviamo tutti insieme. Sicuro, e quindi, sicuro. E quindi impossibile andarsene. Vediamo se qualcuno ci prova. 1800 metri. Allora Bacca. Ricordiamo, parte Bacca con Amador. Ecco. No, resta lì Amador. Lars Bak, il danese, prova ad accelerare. Attenzione. Attacco di Bak che li ha un po' sorpresi. Amador reagisce con Zurruca, ma si ferma immediatamente il costaricano. Prova il basco. Bak intanto sta andando a tutta. 50 metri di attenzione vantaggio. Alle curve, sono vicinissimi alle curve prima dell'ultimo chilometro e potrebbe fare il colpaccio proprio Bak, partito ai 1700 metri dalla conclusione, due curve adesso abbastanza insidiose, sarà all'ultimo chilometro. Erano 5 i danesi in gruppo alla partenza da Herning e Bak sembra in grado di farcela, grande finita, marcamento sì. Dietro Lars Bak è ormai a 1200 metri dalla conclusione, ecco qua, curva secca a destra, triangolo rosso dell'ultimo chilometro, Lars Bak, un danese nel Giro d'Italia che è partito dalla Danimarca, sta andando alla caccia qui a Sestri Levante di una importante vittoria di tappa per lui e per il team Lotto Belisol.
meno di 4 minuti di vantaggio sul gruppo della maglia rosa, ma soprattutto una manciata di secondi, ma sta ampliando il suo margine sui suoi ex compagni di fuga. Li ha sorpresi, è riuscito a sorprendere i compagni di fuga che adesso lotteranno presumibilmente per il secondo posto. 600 metri adesso per Lars Bak, che tra pochissimo avrà il tornantino conclusivo prima di mettersi sul rettilineo finale a 500 metri circa dalla conclusione. Eccola qua questa sorta di tornante e rettilineo d'arrivo verso la gloria per Lars Bak, che già sorride, smorfia a metà tra gioia e fatica. Per Bak ha fatto il vuoto, complice anche un atteggiamento tattico suicida degli avversari che praticamente all'ennesimo scatto lo hanno lasciato andare, si sono marcati e Bak ha avuto il via libera. Certamente se l'è meritato, con grandi gambe si volta e può gioire per la sua splendida vittoria di tappa. Dedica allo sponsor Lars Bak, taglia il traguardo e vince questa 12ª tappa. Ora la volata dei battuti per il secondo posto con Sandy Casar, Bakelands, Casar, Amador, ed è Casar su Amador, credo, Casar su Amador per il secondo posto, poi Bakelands alla quarto. Beffati a 1600 metri, pensa che a un certo punto Bak non faceva più neanche parte della testa della corsa, si è riportato in discesa sui primi e ha sorpreso tutti a 1700 metri dalla conclusione. Keizer e Golas, l'olandese e il polacco, arrivano adesso quando sono trascorsi una quarantina di secondi dalla vittoria di Lars Bak. Piccola consolazione per Casar, potrebbe indossare la maglia rosa perché lui si è aggiudicato i 12 secondi di abbuono, era attorno ai 3 minuti e 50 l'ultimo riferimento cronometrico in ritardo del gruppo, quindi l'unica piccola consolazione che gli rimane è quella. Siamo con Bak. Vabbè, I'm unbelievable happy, sono felice in maniera incredibile, non è stata una giornata facile. Frase rubata al volo, al traguardo, a Lars Bak. Lars Bak. Sorry Bak, compliments for the win. When you think to win this stage? Quando hai pensato a vincere? Well, I mean, normally this year should have, should not have done the Giro Italia, but had an injury in the whole spring, and the team gave me the chance to do this Giro. And my form is just getting better and better every day. And I was thinking to try to go and win the stage, but to do it, it's really, really difficult. I'm not a sprinter, I'm not a climber, so I have to take a chance like today. And happily, the break goes to the finish. And I'm okay. Happy. Okay. Thank you. Back. La linea non mette Francesco. E poi ci ho provato nel finale a 1,700 km dalla fine ed è arrivata la vittoria. Abbiamo sentito le dichiarazioni del vincitore di tappa Lars Bak, un ragazzo di 32 anni, è nato a Silkeborg. Tra l'altro da dilettante ha corso anche in Italia nella Trevigiani Mapei nel 2001. L'anno scorso è stato quinto alla Parigi-Roubaix, aveva vinto una tappa all'Enecotour nel 2009. Tanto vediamo il distacco del gruppo. All'ultimo chilometro, 2 minuti e 26 secondi. Quindi direi che non dovrebbero, anche se ci sono due curve, però non dovrebbe prendere la maglia rosa a Casar. C'è l'ultimo tornantino per il gruppo che sta viaggiando molto molto veloce, quindi penso che non ci riesca. Anche perché Casar non è arrivato con il tempo del vincitore, ma con qualche ulteriore secondo di ritardo e quindi è difficile che riesca a prendere la maglia rosa dalle spalle di Joaquin Rodriguez. Dicevo di Lars Bak, mentre forse c'è la volata per sì, c'è anche Lagutin in seconda il posizione. Decimo posto. Ultimo tornantino. Campione uzbeko di Lagutin e 400 metri alla conclusione al termine del tornantino. 3 minuti e 10 adesso. Con anche De Gens, se non ho visto male, Visconti nelle prime posizioni del gruppo, volata dei battuti. Un corridore della NetApp in prima posizione che viene però scavalcato sulla volata finale e dovrebbe essere proprio Lagutin, vediamo, no, quattro uomini Giovanni sulla stessa Visconti, linea, forse me. Visconti a destra, forse Visconti a destra. 3.36 e in ogni caso appunto 3.36 conserva la maglia rosa Joaquin Rodriguez.